Dio. Che nome date al vostro bambino? Per Andrea, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Che nome date al vostro bambino? Per Raffaele, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Cari genitori, chiedendo il battesimo per i vostri bambini, voi vi impegnate a educarli nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. E voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Sì. Cari bambini, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce. Dopo di me, anche voi genitori, padrini e madrine, farete sui vostri bimbi il segno di Cristo Salvatore. Allora invochiamo i santi, l'invocazione direte: prega per noi, se uno, pregate per noi, se subito. Santa Maria, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, prega per noi. San Gennaro, prega per noi. San Procolo, prega per noi. Santi Cruci di Dio, prega per noi. Dio onnipotente ed eterno, hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre del tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questi bambini dal peccato originale, consacra il tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso vogliamo benedire l'acqua con la quale i nostri bimbi vengono battezzati. Diciamo insieme: gloria a te, Signore. Gloria a te, oh Signore. Benedetto sei tu, Dio Padre Onnipotente. Hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Gloria a te, oh Signore. Benedetto sei tu, Dio unico Figlio Gesù Cristo. Hai versato al tuo fianco acqua e sangue, perché dalla tua morte e resurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, oh Signore. Benedetto sei tu, Dio Spirito Santo. Hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, oh Signore. E adesso insieme diciamo: ti preghiamo, Signore. Vieni con la tua potenza, Padre, e santifica quest'acqua, perché in essa gli uomini lavati dal peccato rinascono a vita nuova. Ti preghiamo, Signore. Santifica quest'acqua, perché i battezzati nella morte e resurrezione di Cristo siano conformi all'immagine del tuo Figlio. Ti preghiamo, Signore. Santifica quest'acqua, perché i tuoi eletti rigenerati dallo Spirito Santo entrino a far parte del tuo popolo. Ti preghiamo, Signore. Per il mistero di quest'acqua, santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questi bambini e ti chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbiano la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cari genitori, cari padrini e madrine, i bambini che voi presentate stanno per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio darà loro una vita nuova e rinasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarli nella fede, perché la vita divina che ricevono in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumere questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù. È la fede della Chiesa nella quale i vostri figli vengono battezzati. Quindi rinunciate a Satana, rinuncio. A tutte le sue opere, rinuncio. A tutte le sue seduzioni, rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nato da Maria Vergine, morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Nome? Antonio. Volete dunque che Antonio riceva il battesimo nella fede della Chiesa che insieme abbiamo professato? Antonio, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andrea riceva il battesimo nella fede della Chiesa che insieme abbiamo professato? Andrea, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dice il Signore nostro Gesù Cristo vi ha liberati dal peccato e vi ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo unendovi al suo popolo. Egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza perché inseriti in Cristo, sacerdote e profeta, siate sempre membra del suo corpo per la vita eterna. Amen. Bambini, siete diventati nuove creature e vi siete rivestiti di Cristo. Questa veste bianca sia segno della vostra nuova dignità. Aiutati dalle parole e dall'esempio dei vostri cari, portatela senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo, a voi genitori e a voi padrini e madrine è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri figli, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce e perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che viene con tutti i santi nel Regno dei Cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda presto di ascoltare la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda presto di ascoltare la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Il Signore Gesù, che fece udire sordi e parlare i muti, ti conceda presto di ascoltare la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. E adesso, per questi
passa? Vogliamo rivolgerci al Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore sia con voi e con il tuo Spirito, benedicato e onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Tra le candele adesso le spegnete e le portate a casa in ricordo del battesimo insieme alla veste bianca. E a questi bambini facciamo un bel applauso. Mettete un attimo sulla auguri.